1122 stava correndo contro il tempo in Marocco per cercare di salvare le vite che sono state intrappolate dalle macerie del forte terremoto che ha causato più di 2000 nella notte tra venerdì e sabato. La situazione è fondamentale nelle aree rurali dell'epicentro del terremoto in cui molte case, costruendo con mattoni di fango, sono crollate e le strade di accesso ai villaggi sono ancora inaccessibili.